Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Secondo voi è meglio cantare una canzone semplice per bene o cantare una canzone complicata ma fatta male? Cantare in libertà. Tutti noi vorremmo avere una voce agile, potente, avere dei bassi molto belli, avere degli acuti formidabili, però in realtà se noi siamo dei cantanti, la prima cosa che noi dovremmo fare è andare verso la conoscenza di noi stessi e del nostro apparato fonatorio. Quindi quando scegliamo una canzone, se questa canzone presenta delle agilità, se noi abbiamo una voce molto agile, va bene, la facciamo subito, senza problemi. Ma se dobbiamo invece cantare una canzone che ancora è troppo difficile per la nostra voce, io direi che è meglio scegliere delle canzoni più facili, ovviamente se dobbiamo cantarle ad un concorso, ad esempio, o in un concerto. Quindi il mio consiglio è quello di cantare quello che ci appartiene. Poi, ovviamente, in fase di studio, noi possiamo studiare tutte le agilità, tutti i passaggi più difficili e lo dobbiamo fare lentamente. Prendiamo il brano, ad esempio, non so, Falling, mi viene in mente. I keep on falling here, che c'ha tutte queste scale. E non è facile, spesso io sento gente fare I keep on falling, così a casaccio. Allora, che faccio io? Prendo la canzone, l'ascolto attentamente e cerco di imparare quella scala per bene, facendola lentamente. E poi piano piano provo a velocizzarla. In questo modo il nostro cervello immagazzina le informazioni e le distanze tra le note e poi saremo in grado di fare tutte le cose anche con più agilità. Ma questo è molto importante in fase di studio. Un modo che io utilizzo per imparare delle scale quando sono particolarmente veloci o complicate è quello di prendere il file, aprirlo con un programma. Io uso Audacity, che è un programmino che potete scaricare, magari vi lascio il link in descrizione, e eseguire, fare un rallentamento della parte che ci interessa. Vi faccio vedere come si fa. Allora, io ho già scaricato il file, lo apro con questo programma Audacity e questa è la schermata che troviamo subito all'inizio. È molto semplice da usare. Ok, la parte che a me interessa dovrebbe essere questa, la faccio partire un attimo con la barra spaziatrice. Ecco, questa zona che io ho selezionato è quella che mi interessa. Allora, che cosa facciamo? Ovviamente per selezionare basta cliccare tasto sinistro del mouse, trasciniamo questa parte e lasciamo. E questa è la nostra selezione. Andiamo sulla dicitura effetti, cambio tempo. Ecco, questo tempo è variabile, questa è la barra. Se andiamo a meno, lui ci rallenta il brano, se andiamo a più ce lo velocizza. Noi andiamo a meno perché ci serve rallentarlo, diciamo meno 12, ad esempio, e proviamo a vedere che cosa succede. Rimetto il play. Sentite che già è più lenta, però magari la vogliamo ancora più lenta. Andiamo sempre su effetti, ripeti cambia tempo, ce lo fa esattamente il doppio del rallentamento di quello che già abbiamo fatto. Esageriamo, facciamo ancora ripeti cambia tempo, vediamo come risulta adesso. Anche se la traccia un po' sgrana, un po' si rovina, però sappiamo bene individuare quali sono tutte le note da cantare, quindi le faremo lentamente.
e sappiamo bene tutti gli intervalli che lei fa. Quindi iniziamo a cantarle in maniera lenta, così, e poi piano piano cercheremo di velocizzare tutto quello che lei fa. E questo è un esempio per come studiare delle scale in maniera prima lenta e poi piano piano velocizzandole. Ovviamente quando scegliamo una canzone da cantare, assicuriamoci che sia nella nostra tonalità, come già abbiamo detto nelle puntate precedenti, senza strafare mai, perché è meglio cantare le cose facili cantate bene e non sentire una persona che ostenta canzoni difficili, però che magari ha delle sfumature o magari non ci arriva bene a qualche nota, e quindi è sempre meglio semplice ma bello. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.